Le crisi emicraniche, maschili e femminili, si differenziano nettamente. Quello che poi conta anche molto è che l'emicrania stessa nella donna viene trascurata più spesso che nell'uomo, poiché le signore tendono a rivolgersi tardivamente alle cure specialistiche. Venendo invece alla crisi in sé, sappiamo che la durata media delle crisi femminili è nettamente superiore alla durata media delle crisi emicraniche maschili. Questo può capitare anche in particolar modo in alcune situazioni, come per esempio nelle crisi che sono correlate al ciclo mestruale. Da una parte uno svantaggio, dall'altra però potenzialmente un punto sul quale intervenire, poiché una adeguata valutazione, un adeguato monitoraggio di queste crisi può permettere di individuare la loro ricorrenza, che sia mestruale o che siano ricorrenze legate per esempio al calendario settimanale. Si può in un certo senso preventivamente intervenire e anticipare un trattamento appropriato. Questo soprattutto anche con l'arrivo di nuovi farmaci come i gepanti e il lasmiditan, che ci permetteranno di avere ancora maggiori strumenti nel trattamento delle crisi dell'attacco emicranico. Ovviamente tutto questo coordinato e in collaborazione con il vostro specialista.